Enrico Suni è nata in una famiglia di violinisti. Il nonno, famoso docente concertista in Giappone, è stato il primo violinista giapponese che abbia fatto parte della giuria del concorso Paganini, dove tra l'altro ha incontrato, ha avuto come collega, Michelangelo Rallado. Quindi evidentemente ci sono degli agganci imperscrutabili. Il padre e la madre di Enrico Suni sono violinisti, docenti e concertisti. In particolare la madre di Enrico Suni è una specialista nell'insegnamento ai bambini e ai giovani. Ora avviene che Enrico Suni, dopo aver iniziato gli studi con i genitori, sia andata negli Stati Uniti, si è perfezionata alla Juilliard, ha conseguito quindi i primi riconoscimenti anche perché è stato primo violino dell'orchestra della Juilliard. Fatto singolare che una violinista giapponese in America venga considerata la numero uno. Tutta la carriera concertistica di Enrico Suni è avvenuta sempre con il violino che il nonno le ha regalato. Il nonno aveva un Antonio Guarnieri del 1686, preziosissimo. Stasera sentirete questo violino dal suono meraviglioso. Ora, Enrico Suni, fra tanti riconoscimenti, ne ha avuto uno recente, recentissimo. È stata nominata ambasciatore della musica e deve rappresentare la città che l'ha nominata nel mondo. Ora succede qui da noi un fatto veramente singolare. Anche Gloria Campaner è stata nominata ambasciatore della musica nel mondo. Quindi possiamo dire con assoluta sicurezza che abbiamo un corpo diplomatico di altissimo livello artistico e che è molto speciale, credo unico, il fatto che siano le nostre concertiste che portano in giro nel mondo la cultura, l'amore per la musica, il linguaggio musicale che avvicinino i popoli. Perciò un ringraziamento a queste ambasciatrici e adesso buon ascolto a voi. Grazie.